Emilio Fede è stato ripreso da un barista mentre si trova ricoverato in una RSA. Video che è circolato in rete suscitando parecchie polemiche. L'autore del video che ha ripreso Emilio Fede che si trova ricoverato in una RSA ha parlato su TikTok spiegando che non era in servizio e che l'ex direttore del TG4 era d'accordo quando ha realizzato il video. Il video che è girato in rete ha suscitato infatti non poche polemiche. Si tratta delle prime immagini di Emilio Fede dopo parecchio tempo. Anche la famiglia di Fede non avrebbe gradito la diffusione di questo video sui social, come ha fatto sapere il giornalista e allievo di Fede, Kevin Dellino. Intanto pare che la struttura abbia già preso dei provvedimenti contro l'autore del video. Nel frattempo l'uomo ha spiegato su TikTok: "Non sono un operatore sociosanitario, ma sono un responsabile sala, cameriere e barista". Ha poi aggiunto che il video non è stato estorto, ma realizzato con simpatia, insieme all'ex direttore del TG4 e che lui era contento e non è stato obbligato. Era contento, non era stato obbligato. Potete chiedergli cosa pensa della mia persona, visto che quando lavoravo ridevamo e scherzavamo sempre. Quel video, soprattutto, non è stato fatto mentre prestavo servizio. Non è stata violata nessuna privacy perché la persona è lucida, non c'è nessun indirizzo, nessuna locandina che dice in quale clinica siamo.